Io purtroppo ho pochi dati, nel senso che sono arrivato solo da un giorno, quindi non so i motivi per la quale c'è così poca partecipazione. Certo che Chicino dovrà analizzare tutto questo e poi trovare una soluzione, perché Giro d'Italia è qualcosa di stupendo che nel tempo ha dato tante soddisfazioni sia a chi l'ha organizzato ma anche ai concorrenti, e quindi va protetto, va portato avanti per il futuro. Probabilmente c'è da rivedere un po' la formula in modo tale che ci siano più partecipazioni. Ricordo, avresti qualche consiglio da dare a Cino? Ma guarda, così a freddo direi non so, forse bisogna agevolare le scuole di vela piuttosto che situazioni particolari dove ci possa essere più partecipazione di pubblico e quindi anche con dei costi minori. Ovviamente la parte professionale deve andare avanti, perché il risultato è fondamentale, la parte agonistica è parte integrante del giro, però forse bisogna agevolare ancora di più la partecipazione di equipaggi dilettanti.